Finalmente, è proprio il caso di dire così. Al terzo tentativo dal giorno del ritorno in Serie B, il Pescara centra il suo piccolo grande obiettivo, la salvezza, ottenuta sul campo e non nelle aule dei tribunali, con 3 giornate di anticipo e in virtù di un successo bello, sofferto, ma assolutamente meritato, al termine di una ripresa vincente come non accadeva da tempo immemore. Sarri. C'è questa grande soddisfazione in questo momento, per un giorno godiamocela e poi ricominciamo a preparare tutte le altre cose, però per stasera e domani penso che sia il momento anche di festeggiare. Insomma, dopo una... Domani non rivedrà la partita di oggi al videotape, insomma staccherà la spina anche lei. Guarda, in questo sono una notevole rottura di coglioni, penso, per i giocatori. Un'occhiatina gliela do, ti dico la verità. Pronti via subito una sorpresa, tra i convocati non figurano Jadid e Matteini alla base motivi tecnici, e così rispetto a Bari, stante l'indisponibilità di Avramov, Delicari, Lorenzi e Speranza, l'unica novità è rappresentata dal rientro di Tognozzi, luogo di Cinelli. Nel Cesena Castori è costretto a rinunciare allo squalificato Pestrin e agli infortunati Biserni e Ficagna, ma recupera Rea e Ferrini in un 4-3-3 che prevede Bracaletti, esterno di destra, meno offensivo di quanto non lo siano Piccoli e Papavaigo, che pertanto finiscono in panchina. Nella prima frazione la gara non è granché, Gautieri e Peseresi provano ad insidiare la porta di Turci, al settimo invece bravo Gimenez in anticipo rischioso ma estremamente efficace su Bernacci. E comunque il Pescara ad essere più intraprendente, al 16esimo Luisi, tornato ai livelli che gli competono, ruba palla a Salvetti, si invola verso i 16 metri avversari, carica il destro, Turci respinge e Camarata, fermato peraltro dalla guardalinea, colpisce male. 3 minuti più tardi scambio tra Vigna e Gautieri, che serve Tognozzi, imprendibile però l'invito per Fabrizio Camarata, liberatosi nel cuore dell'area bianconera. Alla mezz'ora invece la volta di Vigna, corta respinta di Rea e sinistro dell'ex retino che Turci neutralizza in 2 tempi. Insomma, più Pescara che non Cesena, Sornione ma pronto a sfruttare la minima incertezza altrui, che puntuale arriva in chiusura. Bracaletti batte un calcio di punizione da destra, serie infinita di colpi di testa, atteggiamento troppo morbido dei difensori, Peseresi non riesce ad allontanare e Salvetti ne approfitta con questa spettacolare rovesciata. 35esimo, Pescara 0, Cesena 1. Ripresa di ben altro tenore d'impatto in avvio, buona opportunità, torre di Gautieri per Camarata, destro sporco e flebile. 5° minuto, Romagnoli pericolosi, Salvetti per Bracaletti, traversone, Tardioli superato, reattivo Gimenez che salva opportunamente sulla linea. Arriva il primo avvicendamento fuori Gautieri, esausto, dentro Bau che si pone alle spalle di Camarata. Ma 1 minuto più tardi il Cesena doppia, errore grossolano di Zoppetti, Ferreira Pinto non si fa pregare, a lungo e assist per Bracaletti che realizza facilmente. 0-2, sembra fatta per il team di Castori ma così non è, reazione rabbiosa. 11esimo, corner per i biancazzurri, Peseresi ricama, Gonnella sovrasta tutti e riapre l'incontro, colpo di testa regale, pallone all'incrocio. Subito dopo altra sostituzione, conti fatti illuminata come la precedente, Bonfiglio per Vigna, croce dirottato a destra, Bau a sinistra. 16esimo, azione piuttosto confusa, contatto in area, Bau, Bracaletti, lo sgambetto sembra evidente, Paolo Mazzoleni indica il dischetto ma per fortuna viene smentito dal secondo assistente Altomare di Molfetta, breve conciliabolo e dietro front dell'arbitro che ammonisce per simulazione l'incredulo Bracaletti. Ma sul versante opposto, 3 minuti più tardi, sinistro di Peseresi, Turci respinge, Rea ostacola irregolarmente Camarata, tiro di Bonfiglio e tocco risolutore di croce fermato tra 1000 perplessità dal guardalinee. Match dunque avvincente, 33esimo, Bau largo a sinistra, fa partire questo cross velenoso, Turci smanaccia, Morabito non corre rischi, spinge il Pescara sciolto, libero mentalmente e anche persuasivo sul piano del gioco, la classe cristallina di Eder Bau. 44esimo, tunnel ai danni di Ceramitaro, il lancio a tagliare il campo per Croce che affonda e subisce fallo, calcio a Peseresi, puntuale Zoppetti come 7 giorni fa, deviazione vincente sotto misura, Turci battuto 2-2. Tutto finito? Niente affatto. Il Pescara vuole tornare a stupire, ma soprattutto vuole la vittoria, ad ispirarla in pieno recupero. 48esimo, è il solito Peseresi, bravissimo a trovare il corridoio giusto per Camarata. Splendida la conclusione ad incrociare dell'attaccante che torna così a gioire dopo 5 mesi di imbarazzante digiuno. Il modo migliore, perché no, per ricreare fiducia ed entusiasmo.